Va bene, vi racconto un po' allora. Innanzitutto grazie per l'invito, devo ringraziare soprattutto Claudia e Gino perché mi hanno invitato. Cosa so? Io mi chiamo Gigi, sono un istruttore di Fitwalking. Non so se avete un po' sentito parlare di questa attività, ultimamente se ne parla moltissimo sui giornali, in radio, in televisione. E stiamo un po' girando io come associazione, rappresentando l'associazione Allegramente Walking di Milano, stiamo un po' presentando e proponendo questa attività, che è un po' simile a quello che già fate forse. E che cos'è? È una camminata un po' più veloce rispetto a una passeggiata. La passeggiata è quella che facciamo, che possiamo fare quando andiamo per negozio, quando andiamo al parco. La corsa è quel gesto tecnico che prevede un salto tra un passo e l'altro. Il fitwalking è leggermente più veloce. Della camminata. Della passeggiata. Della passeggiata. Ma voi mi hanno detto che siete già velocissimi, quindi sì, siete già lanciati. Tranquilla. Deriva direttamente dalla marcia. È un'attività che ha inventato i gemelli da Milano. Non so se avete sentito nominare i gemelli da Milano, uno dei due, medaglia d'oro a Mosca nel 1980. Quando hanno finito l'attività agonistica hanno pensato di prendere quel gesto tecnico, quello un po' ridicolo che sì, si vede, sì, esatto, sì, di prendere quel gesto tecnico e renderlo un po' fruibile a tutti. Il vantaggio del fitwalk che ho da camminatore cioè, qual è? È che non essendoci la fase aerea o la corsa, non essendo corsa, non dà problemi traumatici che potrebbero nascere. Il vantaggio è più che permette di andare un po' più veloce rispetto a una passeggiata. Lo faccio qui a Bucinasco e tutto il sud-ovest di Milano. In questo momento camminano con me da tutti, non c'è un limite d'età, non c'è una richiesta di esperienze sportive assolutamente. E ognuno può adattare la tecnica alle proprie possibilità, alle proprie capacità e alla propria voglia che vuole fare. Quindi non c'è una richiesta, bisogna andare per forza veloce, non c'è un niente di per forza. È adatto la tecnica a quello che io voglio fare, solo è a quello che io posso fare, perché non tutti possono andare a una velocità. Quindi quello che facciamo, se volete, è andiamo secondo il vostro percorso solitamente e poi vi spiego un po' che cos'è questa tecnica. Se volete, vedremo oggi è come utilizzare l'appoggio del piede e anche permette anche un recupero della camminata naturale. Quindi ormai siamo abituati, c'è uno studio che dice che siamo abituati a guardare sempre in basso. Esatto. Perché siamo abituati così ormai, un po' i telefonini, un po' le borse, un po' i pensieri, un po' i cani, un po' le strade che non sono perfettamente un po' la gravità che ti porta ad i padroni in su. Dei cani, esatto. Bisogna dire. Ed è fondamentale guardare per terra per non inciampare. Stando in giro il problema è che si guarda sul suolo e la schiena si tende purtroppo ad andare in giù. Nel fitwalking e facendo nei percorsi quelli magari un po' più liberi ci dà la possibilità anche di recuperare la giusta la postura e quindi di guardare anche cosa c'è attorno, magari anche perché poi non si saluta più, cioè molti dicono ormai non ci salutiamo più perché siamo tutti presi, tutti di corsa. Va bene, possiamo andare, io seguo voi, poi ogni tanto mi dico di vedere il percorso e poi passaggio. Poi dopo arrivano lì casualmente e arrivano. Vi spiego un dettaglio, poi lo sperimentiamo qua e dopo potete provarlo mentre andiamo là. Cosa succede? Per il primo aspetto che si guarda, prima ancora di guardare la postura, è come utilizzo, come uso la colonna. Cioè, dicevo prima, siamo abituati a guardare verso terra un po' perché bisogna fare attenzione a tutto quello che c'è per terra, un po' i dislivelli, tutto quanto, e la schiena subisce una flessione in avanti che potrebbe essere disfunzionale, cioè non corretta. La posizione corretta qual è? È tenere lo sguardo dove finisce, guardando quell'albero, dove finisce il tronco e dove iniziano i rami. Perché quello? Perché guardando, oppure sopra quella cancellata, a quell'altezza lì, perché quella misura? Perché guardando verso l'alto sarò obbligato per forza a tenere lo sguardo alto. Tenendo lo sguardo alto sarò obbligato ad aprire le spalle. È impossibile tenere le spalle chiuse e guardare verso l'alto, ma sarò obbligato a guardare verso l'alto e tenere le spalle aperte. Tenendo le spalle aperte, cosa succede? Che anche la respirazione migliora. Meglio, cosa succede? Al di là della qualità dell'aria di Milano, dintorni, non guardiamo quella roba lì, che purtroppo è quella, ma aprendo tenendo lo sguardo alto e lavorando con la cassa toracica e respirando meglio, sentirò anche meno sforzo. Perché?
perché respirando meglio il cuore ha più possibilità nel pompare il sangue verso le estremità. Tenendo invece le spalle chiuse non riesco ad espandere la cassa toracica e anche il cuore è obbligato a battere più velocemente. Quindi aprendo la cassa toracica e quindi guardando verso l'alto respiro meglio, prendo più aria, ossigeno meglio il sangue e il corpo può anche fare... È difficile fare così e fare che fare questa roba qua e aprire. Quindi proviamo adesso in questo qua e poi lo sperimento andando. Mentre vado verso la fine di questo viale, provo a guardare appena sopra la siepe, tanto non lascio. Quindi provo adesso a andare verso la macchina guardando sopra la siepe. Posso anche aumentare la velocità, diminuire la velocità, ognuno come secondo la propria velocità. Ok, mi fermo lì. Cosa provo ad aggiungere? Benissimo. Provo ad aggiungere soltanto un altro dettaglio. Mentre torno indietro, provo a oscillare le braccia. Soltanto questo. Perché questo? Perché il movimento delle braccia dà il ritmo alle gambe. Non sono le gambe che danno il ritmo alle braccia e quindi alla mia velocità, ma sono le braccia che daranno il ritmo alle mie gambe. Quindi provo ad andare in là e guardo sempre sopra dove finisce il tronco e dove iniziano i rami e oscillo semplicemente le braccia. Posso anche provare a guardare un po' sopra i rami. Man mano mi avvicino guardo verso l'alto, quindi forza e oscillo le braccia. Andiamo! Siamo un po' dei soldatini ma aiuta nella velocità. E aumento un po' con le braccia e muovendo le braccia creo una ginnastica anche per le spalle. Mentre adesso riprendiamo la strada, cosa faccio? Mi concentro anche sulla respirazione, cioè non rimango in apnea, sennò il corpo rimane rigido, ma provo a guardare sopra la cancellata, oscillo le braccia e provo anche a, coordinare il respiro con il passo e mi concentro nell'aria che entra. Toracica dal toracica? Sì, adesso poi c'è tutta la zona, però lo lasciamo dopo. Facciamo yoga. Esatto. Quindi prendo aria col naso. Quando porto fuori l'aria è come quando dite che barba, cioè deve essere proprio una respirazione. Quindi prendo l'aria col naso, questo è proprio per lasciare andare e poi riprendere ancora più aria. A me viene. Però è proprio perché facendo questa roba qui? Dicendo proprio ti liberi di qualcosa. Bravissimo, mi libero di qualcosa e posso far entrare qualcos'altro. Andiamo. Quindi guardo sopra la cancellata, consiglio le braccia e respiro. Provo ad aumentare un pochino con le braccia. Provo ad aumentare ancora un pochino con le braccia e respiro. Io seguo voi perché non so. Adesso proviamo a fare questa cosa qua. Alcuni tratti provo ad aumentare la velocità delle braccia, alcuni tratti rallento, poi respiro e riparto ancora veloce e poi rallento. Ok, allora questo lato qui, siamo definiti, questo bordo qui lo faccio un po' più veloce, l'altro bordo un po' più lento. Andiamo con le braccia. Ok, aumento un pochino con le braccia. Guardo verso l'alto, respiro. Aumento un pochino. Aumento ancora un pochino fino all'angolo. Ok, lì rallento e respiro. Mentre respiro rallento, sciolgo un po' le braccia, così almeno sciolgo. Beh, bello anche qua. Tiro a sinistra, via fino in fondo, via con le braccia. Ok, via con le braccia e respiro, guardo verso l'alto, aumento con le braccia fino in fondo. Ok, al cestino rallento e respiro e sciolgo le spalle, sciolgo. Andiamo ancora un giro, poi vi spiego come usare i piedi e come usare le gambe. Guardo verso l'alto e respiro.
Se voglio faccio anche quell'altro bordo aumentando un po' con le braccia. Dai, via, via. Aumento un pochino. Aumento un pochino ancora con le braccia. E respiro, non mi dimentico di respirare. Facciamo l'ultimo bordo un po' veloce e poi vi spiego come usare i piedi. Giro lì a sinistra, via subito lì con le braccia. Guardo verso l'alto e respiro. Brava, via, via. Muovo le braccia, muovo le braccia. Muovo le braccia così alleno anche le spalle, sciolgo tutto. Brava. Via, via fino in fondo al cestino. Cosa succede? Che è vero che aumenta un po', un po' perché avete tutte le giacche, un po' tutto quanto. Ed è quella la parte un po' più allenante. Cosa succede? Che il cuore si allena pian piano e diventa un po' più forte nel contrarre, nel lasciare andare. Facendo questo momento il cuore cosa fa? Aumenta e migliora la circolazione sanguigna. Quindi il cuore cosa fa? Pompa il sangue nelle estremità e favorisce poi il ritorno sanguigno. Quindi il sangue si ossigena meglio e diventa anche più fluido, quindi anche migliora la qualità del sangue. Cosa succede? Che è vero che servono le braccia per leggermente aumentare, ma anche devo fare attenzione a come usi i piedi. Cosa succede? Che quando cammino cosa faccio? Piede destro, piede sinistro. Siamo abituati da una vita, piede destro, piede sinistro, devo andare più veloce. Aumento, abbiamo visto che se voglio aumentare aumento con le braccia. Ma cosa succede? Però migliorare, sentire meno fatica, posso fare attenzione a come uso la suola delle scarpe. Cosa succede? Non, a volte siamo abituati a appoggiare tutta la pianta del piede perché mi sento più sicuro. Posso aumentare o migliorare la mia camminata usando tutta la suola. L'idea o l'immagine è come di dover accarezzare il suolo con tutta la suola, cioè è tutta la suola della scarpa che accarezza il suolo. Quindi porto sulla punta e poi abbasso lentamente. Quello che facciamo adesso, proviamo a fare, anche con le bacchette può servire. Ti rallenta. Adesso, ma perché cosa faremo dopo? Aggiungiamo il fatto che non sono le gambe davanti o che mi trascina il corpo, ma è il piede dietro che spinge il corpo. Quindi facciamo un po' un mezzo giro per ascoltare, facendolo lentamente, tutta la suola. Poi vi faccio ascoltare cosa succede premendo col piede dietro. Quindi prima facciamo un mezzo giro lento e ascolto. Senza muovere le braccia, soltanto i piedi. Come abbiamo imparato. Tutto quello che abbiamo finito. Adesso man mano aggiungiamo un pezzettino. Aggiungendo tutta la pianta del piede. Tutta la pianta del piede che accarezza il suolo. Quindi cosa succederà? Apro le spalle, guardo i rami degli alberi, muovo le braccia, respiro. Cosa ci aggiungiamo? Che ascolto cosa succede, prego. Come la faccio? Che ascolto cosa, prego. Che ascolto cosa? Tutta la suola che accarezza il suolo. Chi ha le bacchette? Andiamo. Sempre fuori. Brava, accorcia un po' il passo. Più naturale. Più naturale. Più naturale. Brava. La ballerina di Walter. Tutta la suola, fallo più naturale ancora. Prima appoggio il tallone e poi tutta la suola e poi sento la punta. C'era la, come si chiama? La giunta. Sollevo il tallone, facevo tutto così. Tutta la suola, devo sentire che accarezza il suolo. Andava così. La velocità, guardo verso l'alto. Bravo, respiro. Adesso mi fanno male. Adesso proviamo a fare un giro usando tutto quello che abbiamo visto, aumentando un pochino la velocità. Andiamo? Aspetta. Cosa aggiungo adesso? Aumento leggermente la velocità e perché le scarpe un po' rigide. Quella suola un po'. Male qua. Sì, perché con quelle. I polpacci.
Prova adesso a spingere. Ci vorrebbero anche le scarpe. Sì, ci vorrebbero delle scarpe con la suola un po' più morbida, in modo che il piede può lavorare. Può lavorare. Non ho... Tipo queste. Sì, 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 sì. Non ho niente che mi trattiene qua davanti. Quindi l'importante è che rallenti leggermente la velocità, in modo che la caviglia lavora un po' meno. Proviamo adesso ad aumentare leggermente la velocità. Quindi cosa faccio? Apro le spalle, guardo i rami, respiro. Aumento la velocità delle braccia e tutta la caviglia e il piede che accarezza il suolo, ma accorcio leggermente l'ampiezza. Cosa vuol dire? Al posto di aumentare molto ampio, accorcio l'ampiezza. Facendo un passo corto, cosa succede? Sentirete che anche i muscoli delle gambe e dei glutei lavorano un po' di più. Non si deve stringere niente, addominali niente. Allora, adesso non stringiamo tutto niente, rilassato, tutto rilassato, okay. Dopo stringiamo. Per la prova costume da marzo, adesso è... No, io quando cammino stringo gli addominali, capito, di farmi bene. Invece no, no, fa bene, ma adesso prima lascia andare, dopo stringiamo. Via, pronti? Domande! Andiamo, via, via, corso il passo adesso. Oh, e aumento un po' la velocità. Guardo verso l'alto, guardo verso l'alto, bravo, in modo che la cassa toracica può espandersi e chiudersi. Va bene, via, via. Fino a farmi una ripresa qua di questo spettacolo qui. Poi me lo mandi il video, sì. Sì, via, certo. Andiamo, andiamo con le braccia. Brave, via, guardo verso l'alto. Guarda me, come ti chiami? Io? Ah, non respiro? Se no arrivi, devo chiamare il 118 dopo. Voglio un po' con le braccia. Bravo. Va bene. Oh. Non ad appoggiarti sulle bacchette. Non a rimanere col busto indietro. Ah, perché cosa succede? Se porti il busto indietro, sforzi questa zona qua. Se ti appoggi con le bacchette e poi spingi con le bacchette è più veloce. Oh. Hai ragione. Non ci pensavo. Brava, caro. Ah, è vero. Faccio molta meno fatica. Puoi portare ancora di più il busto leggermente in avanti. Ah, sì? In modo che hai più spinta e appoggiati proprio sulle racchette. Ah, sì? o sulle. Ma così? Okay. Esatto. E lancia la racchetta dietro. Ah, ho capito. Okay. Va bene, torno indietro. Venite, venite. Ritmo insostenibile. C'è chi ha un ritmo un po' più veloce e c'è chi ha un ritmo meno veloce, non importa perché non è mai una gara tra di voi, ma è soltanto dei dettagli per poter avere un po' più di ritmo. La camminata risulta un po' più allenante, ognuno per sé, nel senso che non è una gara una contro l'altra, lei più veloce, no, è soltanto mi permette di allenarmi un po' di più, sollecitando il cuore, quindi la parte cardiaca, quindi alleno anche il cuore, sollecitando un po' i muscoli perché mi danno un po' più di spinta. Quello che provo ad aggiungere adesso a un altro pezzettino è distendo il busto, come se avessi un filo da questo punto che mi tirasse verso l'alto. Perché questo? Perché mi permette innanzitutto di lavorare un po' con questo muscolo qua, con l'addominale, che è il muscolo che sorregge la schiena. Non è la schiena che deve sorreggere tutto il busto, perché poi sennò rischio che mi faccia male questa zona qua, ma se io lavoro con questo muscolo che è più forte di questo, posso stare dritto facendo lavorare questo muscolo. Cosa succede? Quindi distendo, e distendendo il busto anche il piede e il movimento del piede risulta più leggero. Se io provo a mettermi in questa posizione, sentirete un peso sotto i piedi, poi sollevo, è come se immaginariamente mi sollevassi dal suolo. Questa idea di sollevarmi dal suolo mi permette di andare ancora un po' più veloce, quindi tolgo quel carico dai piedi sul suolo e tolgo anche il carico sulle ginocchia, perché distendo il busto e affatico meno le ginocchia. Non so se c'è qualcuno che ha problemi o fastidio alle ginocchia. Facendo questo lavoro io alleggerisco il peso, quindi guardo i rami, apro le spalle, respiro, muovo le braccia, uso bene il piede e insieme sollevo il busto. Va bene. E senza guardare l'altissimo, ma a metà lì ai rami. Andiamo. Partenza, via. Via, andiamo. Non partire a 200 all'ora. E respira. Faccio quel tratto adesso, rallento un po' e respiro. Rallento.
tolgo un po' le spalle, rallento, rallento un pochino, rallento un pochino, sciolgo, sciolgo, rallento e sciolgo, giro lì a sinistra e lì li aumento un altro po', quindi guardo verso l'alto, ah, eccolo lì, accorcio un pochino il passo e distendo la colonna. Mi aumento un pochino con le braccia e distendo il busto. L'ultima cosa che vi faccio sperimentare, dopo abbiamo un po' visto tutti i dettagli, è le braccia. Se io tengo le braccia distese, le braccia ci impiegano un tot tempo per arrivare da questo punto, arrivare in questo punto. Se voglio essere un pochino più veloce, quello che devo fare è devo ridurre la lunghezza del braccio. Siccome non posso tagliarmi le braccia per andare più veloce, quello che posso fare è flettere leggermente le braccia. Perfetto. E il motivo per cui gli atleti o i marciatori tengono le braccia flesse è perché, tenendo le braccia più corte, immaginariamente più corte, le braccia sono più veloci. Cosa succede? Che quindi l'avambraccio, questa parte qua, non per chi ha le bacchette, sfiorerà il busto, quindi lo terrò vicino al busto e proprio e faccio questo movimento. Facendo questo movimento, cosa succede? Creo un massaggio in questa zona e dà anche più sollievo. Non so se ci sono persone che soffrono di cervicale o di dolore magari alla schiena. Facendo questo movimento si scalda questa zona qua e crea un automassaggio. Quindi quello che proviamo a fare adesso è... guardo i rami degli alberi, apro le spalle, respiro, distendo la gamba, bravissima, distendo la gamba, accarezzo il suolo, muovo le braccia, distendo il busto, tengo la lingua ferma, quello mi sembra che oggi la lingua sta andando poco, mi avevano detto che la lingua andava, ma ho detto all'inizio, quindi, no, ma io quando sento andare la lingua vi faccio aumentare la velocità, quindi la lingua si ferma, è proprio è matematico proprio. Quindi fatto questo, e le braccia non le tengo, distendo il busto giustamente, non distendo le braccia ma accorcio le braccia, quindi le tengo sempre su e movimento. Se voglio aumentare la velocità, aumento con le braccia, se voglio rallentare la velocità, rallento la velocità. Succederà che cosa? Come stava facendo lei? Che muovendo le braccia inizierà a muoversi anche il bacino. Muovendo il bacino cosa succede? Vado a lavorare col punto vita e quindi assottiglio anche il punto vita. Quest'estate praticamente una roba da urlo proprio. Okay. Quindi però cosa faccio? Prima parto con le braccia basse. Aumento un po' la velocità, quando ho una velocità un po' più alta a quel punto porto sulle braccia e inizio a lavorare. È come se fosse un decollo di un aereo, prima parco, quando prendo un po' di velocità e poi mi devo fermare perché ritiriamo il carrello. Quindi cosa succede? Aumento un po' la velocità, porto sulle braccia e a quel punto cerco il ritmo tra le braccia. Chi ha le bacchette invece quello che fa è semplicemente aumenta un po' la frequenza delle braccia, non potendo chiudere le braccia. Scusa, forse è meglio lasciare giù i bastoncini? Se vuoi lasciare giù i bastoncini, se vuoi te li porto io. Non si riesce a no, fare no, il movimento lì, perdo no. La... ti perdi il twist. Questo è il punto vita, è fondamentale. Il twist per me è il massimo del ballo. Ma allora via, senza racchette. Allora vai davanti così almeno lo sperimenti con lei. Va bene, prima con le braccia basse. Aumento un po' la velocità e poi le porto su. Andiamo. Prima con le braccia basse. Aumento un po' la velocità e poi le porto su. Andiamo. Va bene. Giro. Aspetta con le braccia. Giro. Giù le braccia. Guardo verso l'alto. Allungo la schiena. Giù le braccia. Respiro. Aumento un pochino. Aumento un pochino, adesso porto sulle braccia, via, sulle braccia, oh, e respiro, via con quelle anche, via col punto vita, dai che quest'estate è da urlo proprio, andiamo, via con quelle anche, brava, non aumento la velocità, adesso mantengo questa velocità, via, perché non vi faccio aumentare la velocità, perché sennò poi si mette dopo la... Esatto, no, morire no, via con quelle braccia, bravi, via. Porto il gomito molto indietro, brava, via, andiamo, aumento un pochino, se voglio aumentare,
prova a aumentare un po' il movimento delle braccia. Eccole lì, via, via, via con le braccia. Guardo verso l'alto, respiro, distendo bene le gambe. Eccole lì, così almeno lavoriamo anche le gambe, le assottigliamo pure loro. Via con quelle braccia. Via con le braccia. Va bene. Gino, sta immortalando questo miracolo? Tutto. Bravo, via con le braccia. Faccio l'ultimo bordo, poi cammino a respiro. Via lì con le braccia. Ancora, ancora, ancora. Via, via ancora con le braccia. Guarda, rallento il respiro. Cammino, cammino, rallento il respiro. Porto giù le braccia. Sciolgo le spalle. Muovo un po' le spalle per rilassare. Rallento, rallento. Come è andata? Bene. Sono saliti i battiti? Sì, no. Probabile. No, 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 mamma, è giusto. È un po' salita la temperatura perché muovendo le braccia si aumenta la circolazione, aumenta anche il movimento del calore che si fa. Cammino. Via con le braccia. Guardo verso l'alto. Porto più il gomito più indietro. Sciolgo il respiro. Adesso andiamo più tranquilli e rientriamo più tranquilli fino in fondo, se no non arrivate da lì. Andiamo. Continuiamo la strada che fate solitamente. Qui. Qui siamo in Cinasco. In Cinasco. Solito attraverso la via.